sempre al libro, una nota che a me mi ha fatto molto sorridere e che descrive molto bene la Isola Paghisi, è questo paragrafo dove dice Isola Paghisi paese di folli, che è stata molto divertente e mi è rimasto in mente. Sì, sì, appunto descrive molto bene il suo paghetto perché lo, continua ancora oggi. Conosco bene il problema, perché non l'ho vissuto io, perché non mi interessavo dei polli, però il suo padre era caduto in una depressione. Mi diceva che si sentiva un odore per il paese. Si riuscivano più i polli. Quello che mi ricordi perché ero ancora, insomma. C'erano allevamenti di cioè pollicolture anche nelle soffitte. Nelle soffitte, da solo che stavano fare le gabbie di pollo, ma io l'ho visto io, le gabbie di pollo sotto il letto, la gente teneva una stanza, e siccome c'erano delle ditte assolvate, se erano delle ditte, fornivano pollo, mancini, eccetera, e allora incentivavano, e magari è capitato di cominciato per primo a fare l'allevamento, quindi era una stanza libera subito, le stie, eccetera. Fino a quando ero piccolo, ognuno aveva la piccola allevamento di pollo, cioè tutti, a me non mancavano le uova. I primi due, tre, ci vorrebbe tre mesi, i primi cose bene, insomma, c'era stata richiesta. Poi la cosa si fa, tutti quanti, e questo è il difetto sulla vega, fa una cosa, subito e c'è l'impressione. E quindi quando era, e cominciando a, fino anche sotto il letto, una che non ha senza sole, eccetera, coltivare, metti i polli sotto. E poi comunque fallirono tutti quanti E poi dopo poco cominciamo a mantenere adesso poi è andato a mare così non ti ritiravano, capito? E si vuole morivano e quindi figurati non sarebbero due mattini. Alcuni se ne dovettero proprio andare solo paga perché fallirono, non potevano più mangiare, dovettero vendere tutto. Non sono tornati più, perché si incrementarono, per questo si sollecitavano e investivano tutto quello che avevano. E il fenomeno lo conosco bene perché teneva il mio operatore cinematografico, era bravissimo perché sotto le armi aveva fatto questa specializzazione e poi accompagnava a Napoli una macchina del cinema per pigliare pellicole eccetera e poi lui si era messo a questi polli praticamente che guadagnava cucina questa è una domanda riguardo